nostro ragionamento, sto rispondendo alla tua domanda, è un ragionamento che parte dalla superficialità con cui fino a oggi, come dicevo Cicotta all'inizio, è stata raccontata la Calabria, il fatto che la Calabria è sempre stata raccontata poco e male. Perché un mese e mezzo fa è uscita una bellissima pagina di Repubblica che raccontava le donne che stanno sul fronte dell'antimafia, raccontava la sindaca di Rosarno, la sindaca di Sopra Capo Rizzuto e la sindaca di Monasterace. La cosa che mi ha colpito tra le tante di questo pezzo è che il titolo di questo articolo parlava delle donne della Locride. E poi lo chiederemo, insomma, Elisabetta, però insomma Rosarno vi posso assicurare che non sta nella Locride. E questo ve lo dico perché dà il segno, secondo me, della scarsa conoscenza del fenomeno del territorio e della geografia anche e della superficialità con cui si affrontano certi argomenti. Allora noi c'è un altro tabù che la Procura di Reggio Calabria ha rotto in maniera inequivocabile, il tabù sul fatto che non ci sono i pentiti in Calabria. L'altro tabù che noi volevamo provare a rompere è quello che l'andrangheta e le mafie avessero un codice d'onore. Un codice d'onore secondo il quale, questo ce l'hanno insegnato da bambini, le mafie non uccidono le donne e i bambini. E questa è una grandissima stupidaggine, che però non è soltanto una stupidaggine che ha a che fare, diciamo, con la cultura di noi calabresi, ma è una stupidaggine che ha una conseguenza concreta, per cui per troppo tempo l'andrangheta e le mafie sono state raccontate come queste organizzazioni che hanno i loro problemi, ma che hanno questo codice d'onore. Noi abbiamo dentro la nostra associazione da sud un percorso di genere che si lega fortissimamente, secondo noi, col percorso antimafia che proviamo a fare. Il primo, diciamo, risultato di questa sintesi è stato un dossier che si chiama Disonorate, che non è niente di particolarmente interessante, se non fosse che per la prima volta abbiamo messo insieme tutte le storie di tutte le donne che sono state uccise dalle mafie e noi ne abbiamo rintracciate 157. Questo per dire esiste un problema che fino ad oggi non è stato mai affrontato. La prima donna uccisa per mafia, almeno tra quelle a cui siamo risaliti noi, è del 1896, si chiamava Emanuela Sansone, era la figlia di una donna che aveva denunciato una banda, diciamo, di riciclatori di denaro a Palermo. Siamo dentro una società arcaica, una società fortemente maschilista, e dentro questa società fortemente maschilista c'è anche l'andrangheta, ci sono anche le mafie, dove il senso dell'onore, della fedeltà, del tradimento naturalmente raggiungono l'ennesima potenza, però io penso che esista un fortissimo rapporto tra quella che è la nostra società e quella che è la società arcaica e mafiosa, che ha una sua componente ovviamente dentro la nostra modernità. Perché? Perché fino a ieri in Italia era previsto il delitto d'onore, era punito il delitto d'onore, perché esiste questo senso del pudore per cui accettiamo il fatto che ci sono le violenze di genere in mezzo alla strada, ma non accettiamo il fatto che queste violenze di genere avvengano dentro le mura domestiche. Il sistema fiorito nel Lazio prevede un ammanco di 18 milioni di euro, che sono esattamente i soldi che la Repubblica Italiana ha speso per sostenere i centri antiviolenza dalla sua fondazione ad oggi. E questo la dice lunga, secondo me, su qual è il livello della discussione. Provo ad andare alla relazione tra donne e mafie dicendo che le donne, come gli uomini, sono morte per l'impegno politico, sono morte perché si sono opposte alle mafie, ma sono state anche suicidate, sono state frutto di vendette trasversali, sublimando quello che è, insomma, il senso del possesso. Persino la moglie di Vinito Santa Paola è stata uccisa in questo modo, e poi sono state vittima del delitto d'onore da Concettina Labate o Angela Costantino, Barbara Corbi. Ce ne sono tantissime di storie di donne uccise per questo motivo dentro il nostro dossier. Io una ne voglio raccontare fra tutte,
che è una storia che la dottoressa Cerredi conosce benissimo, perché lei è la riesumata, diciamo. E noi, insieme ad Alessio Magro, che è un collega giornalista, alcuni anni fa abbiamo scritto un libro che si chiama Dimenticati, che raccontava la storia di tutte le vittime innocenti dell''Ndrangheta, che era un altro pezzo di ragionamento che mancava nel nostro paese, nella ricostruzione che è stata fatta in tutti questi anni dell''Ndrangheta. E dentro quel libro raccontavamo la storia di una donna che noi siamo riusciti a chiamare soltanto la giovane donna dei pesci. La giovane donna dei pesci era una donna che di cui noi avevamo sentito parlare casualmente e di cui nessuno ricordava nulla. Abbiamo chiesto davvero a chiunque, ormai quattro anni fa, abbiamo chiesto davvero a chiunque se ricordasse la storia di questa giovane donna dei pesci che era stata uccisa e di cui si erano perse le tracce. Questa giovane donna dei pesci, alla fine degli anni 70, nei primissimi anni 80, tradisce suo marito, che già diciamo, comporta già una condanna a morte, per di più lo tradisce con un carabiniere. E quindi questa doppia onta andava sanata e noi riusciamo a trovare dentro il polveroso archivio del Tribunale di Palmi soltanto un piccolo fascicoletto di un pentito che si chiamava Scriva, in cui questo pentito diceva: io so che c'è la figlia di Salvatore Pesce, che era diciamo, uno dei boss della cosca, che è sparita, probabilmente l'hanno ammazzata, potrebbero anche averla portata via. Sicuramente il motivo di questa cosa è che questa donna, tra i suoi mariti, ha avuto questa relazione con il carabiniere. Noi siamo riusciti a scoprire chi era questa donna, il nome di questa donna, che non solo è stata uccisa, non solo è stata dimenticata, ma si è cancellato persino il nome, per cui in paese nessuno si ricordava il suo nome di battesimo. Siamo riusciti a scoprire di questa donna soltanto perché una pentita della famiglia, della sua cugina Giuseppina, ha raccontato questa storia, per cui nella seconda edizione siamo riusciti a scrivere come si chiamava Annunziata. È stata uccisa nel 1981 e la dottoressa Cerredi ce lo confermerà. Lei non era ovviamente, era giovanissima Giuseppina Pesce, ha una trentina d'anni, però quindi non si può ricordare di questa cosa del 1981, però la conosceva benissimo perché era l'esempio che le facevano a casa: guarda che fai la fine del tuo figlio. E questo la dice lunga, credo, sia sul senso del possesso che sul senso dell'onore che c'è dentro le mafie, la dice lunga anche sul senso di arretratezza del nostro paese. Molto d'accordo sul fatto che solo attraverso le donne è possibile sconfiggere almeno la 'Ndrangheta, sicuramente, che è la mafia che conosco di più. Dico però una cosa, che tutti dobbiamo farci carico di questa cosa e di rompere innanzitutto tutti i tabù di conoscenza che sono fondamentali per affrontare il fenomeno. E dico anche un'altra cosa, è vero che deve cambiare la società civile, però ci sono alcuni esempi, e la sindaca di Rosarno è un esempio, in cui tutte le volte in cui i cittadini trovano dei percorsi credibili, ci stanno, se la giocano la partita. Purtroppo non c'è il sostegno del paese, che sembra avere fatto un altro patto tacito, per cui ci sono pezzi di territorio che vanno lasciati morire per quello che sono. E questa cosa deve valere per tutte le forze politiche, nazionalmente naturalmente, e anche di questo territorio. Cioè, quello che succede a Rosarno, a Isola Capo Rizzuto, a Reggio Calabria, alla Lamezia Terme, non è solo un problema del governo nazionale, non è solo un problema di quelli che abitano in quel territorio, ma è un problema dell'Italia. Se ce la fa quel pezzo di territorio, ce la fa l'Italia, altrimenti non ce la fa l'Italia. Il PD in Calabria, Sinistra Ecologia e Libertà in Calabria, Rifondazione Comunista in Calabria, l'Italia dei Valori in Calabria, sono passate tutti da commissariamenti. In questo momento il Partito Democratico è commissariato, che però sono commissariamenti che io non so fino a che punto sono commissariamenti che cercano di risolvere il problema o cercano soltanto di evitare la guerra per bande che c'è dentro questi partiti. E ci sono delle situazioni come quella di Isola Capo Rizzuto o quella di Lamezia Terme, dove il PD crea dei problemi a dei percorsi che invece sono dei percorsi che
sono percorsi in qualche modo di liberazione. Per cui a tutti voi che siete, diciamo, vicini del Partito Democratico, chiedo anche di farvi carico di quello che succede in quel pezzo di territorio così lontano. Questi due anni per me sono stati una palestra, due anni molto molto difficili, però due anni vissuti con la consapevolezza che un cambiamento possa essere possibile, anche se è un cambiamento molto lento, e quello che mi ha sostenuto, che mi sta sostenendo per andare avanti, perché non è molto facile andare avanti, e non tanto per la paura delle intimidazioni e delle minacce, perché quelle si possono anche mettere in conto quando uno si candida nel territorio come il nostro. Ma non è facile sotto l'aspetto personale, perché oltre a quello che può consistere nella minaccia tu pura, vi è un tentativo molto più strisciante, molto più pericoloso e molto più difficile da sopportare di delegittimazione per mafia del mio comune, perché io sono il primo sindaco eletto dopo lo scioglimento per mafia. Io convinta con moltissimi tentennamenti, perché sapevo che la cosa sarebbe stata molto difficile, poi non pensavo sinceramente quando ho accettato di vincere. Ho pensato che non potevo stare alla finestra a guardare, cioè che se la società mi chiedeva qualcosa ed era pronto ad un cambiamento, quello era il momento più favorevole. Era il momento più favorevole perché c'erano stati degli interventi da parte della magistratura sul territorio, che quindi avevano eliminato, diciamo, quella manovalanza e quella che avevano inflitto dei duri colpi alla cosca dominante. E quindi anche il clima in cui si sono svolte le elezioni all'interno dei seggi, perché voi non dovete pensare che nei comuni non è sempre facile anche il voto elettorale, non è sempre libero, è condizionato fino alla porta del seggio e anche dopo. Ci sono state nella volta precedente al ballottaggio in un comune di 11.000 abitanti, il candidato, diciamo, di centrosinistra perse per 27 voti. 27 voti non sono nulla, ci sono state anche delle denunce dove votavano candidati, votavano delle persone con carte d'identità false. E quindi questo è il clima dove negli ultimi anni si svolgevano le competizioni elettorali. Quindi proprio 4 giorni prima delle votazioni ci fu una seconda operazione della magistratura che sicuramente fece sì che il primo turno si votasse in maniera diversa dalle volte precedenti. Quindi questa è anche la situazione che io che ha reso possibile la mia vittoria. Io ero ben consapevole di questo. Ero consapevole, avevo messo in conto che sicuramente avrei incontrato la 'Ndrangheta, perché Rosarno è un paese dove la 'Ndrangheta c'era, c'è e probabilmente ci sarà. È un paese che per molti anni questo fenomeno era stato sottovalutato. Dai secondi anni 80, diciamo, c'era stato proprio un espandersi, un arricchimento fortissimo da parte delle cosche, sia attraverso il traffico degli stupefacenti, sia attraverso anche il penetrare in determinate, in tutti i settori dell'economia. È un paese agricolo e questo poi si riconnette alla presenza dei migranti e alla rivolta che poi ne è conseguito. È un paese che godeva di un certo benessere, era uno dei paesi più ricchi della piana di Gioia Tauro e non della Locride, così come è stato descritto su Repubblica. E tutta questa situazione però, appena, diciamo, ho vinto le elezioni, nel dicembre del 2010, la prima voce che è stata messa in giro è che io Massimo avrei avuto un percorso di 6 mesi e poi mi sarei dimessa, perché non avrei avuto il coraggio di affrontare determinate situazioni che giacevano nel cassetto, che sapevano tutti, tutto il paese sapeva di queste situazioni. Io forse era l'unica persona che l'ho preso dalla lettera della dottoressa Cerpetti. E quindi nel momento in cui mi arriva questa lettera, un mese dopo le elezioni, della sua attività di magistrato, la dottoressa mi dice: il comune è proprietario di una casa che è abitata, vedi un po' che fine ha fatto questa casa, chi ci sta dentro. E questa casa era stata acquisita il patrimonio del comune nel 2003, eravamo nel 2011, ed era abitata dal fratello del boss Pesce e dei suoi parenti, tra l'altro dentro vi era un ragazzo agli arresti domiciliari, e dalla mamma del boss. È chiaro che dopo 20 giorni che io divento sindaco, mi ricordo che era gennaio,
non faceva molto, molto freddo. Io cominciai, per me c'erano 40 gradi, cominciai a sudare ricevendo questa lettera e capii subito che in quel momento io avevo già fatto una scelta, ma avrei dovuto confermare la scelta che stavo facendo, che non mi sarei potuta tirare indietro rispetto a questa cosa. Allora comincio a cercare di capire come stavano le cose, mando i vigili, mando delle lettere ai funzionari, perché nessuno mi aveva parlato ovviamente di questa cosa, e scopro che noi eravamo proprietari di questa casa che doveva essere sgombrata e demolita. E mi accorgo che in quegli 8 anni tutte le amministrazioni che si erano succedute non avevano affrontato minimamente il problema. E abbiamo tenuto questa pratica congelata nel cassetto. Da quel momento il funzionario emette un'ordinanza di sgombro di quell'immobile, abbiamo dei ricorsi con molte difficoltà ora procedurali, tecniche, non sto lì a descrivere. Il 3 giugno del 2011, quindi neanche sei mesi dopo la mia elezione, questa casa viene sgombrata. E viene sgombrata questa casa, io vabbè, quando è stata sgombrata ho detto sicuramente avrò un'intimidazione. Mi spareranno al portone, mi spareranno la macchina, questo è quello che avevo pensato. E invece mesi sono passati e non è successo niente. Allora io mi sono tranquillizzata e ho pensato, beh, forse avranno capito. Invece non avevano capito, perché io poi ho fatto un'altra cosa un pochino fuori dalle righe. Cioè mi sono complimentata nel mese di agosto del 2011 con le forze dell'ordine e la magistratura che avevano arrestato il latitante autore di quel sequestro di persona di cui prima parlava il magistrato, che era il nuovo capo della Costa Pesce. Allora, questo fatto non doveva essere, era normale che un sindaco si complimentasse perché un latitante viene catturato. Evidentemente non era così normale. Anche il fatto che io sia qui oggi verrà molto criticato nel mio paese, molto. E non andava bene, per cui passano 15 giorni, era sulla fine di agosto, ricevo una minaccia inquietante, perché io appena ho letto quella lettera che mi è stata inviata non mi sono sentita minacciata, l'ho detto subito, non mi sento ancora minacciata, mi sono sentita infangata e delegittimata, ed è questa la strategia che è stata messa in atto. E mi si diceva che io avevo degli scheletri nell'armadio, si richiamavano le frequentazioni della mia famiglia, che loro, cioè i Pesci, avevano blindato la mia elezione e che quindi io non potevo essere così, potevo esternare questi pensieri, né potevo essermi costituita con la mia amministrazione parte civile nel processo contro la Cosca, perché probabilmente era la mia gioventù che mi faceva sbagliare.